Allora, dopo l'operazione sono passati 4 mesi e ho notato un notevole miglioramento nella menzione, perché prima ero quasi costretto a trovare un posto dove andare a fare, dove andare a urinare con urgenza, altrimenti me la facevo sotto. Adesso questo fenomeno non si manifesta più, riesco a contenerla e il flusso, diciamo, urinario è deciso, mentre prima ero costretto a sedermi sul water perché diciamo difficoltà. Adesso l'eiaculazione, ecco un'altra cosa, l'eiaculazione è rimasta invariata, chiaramente rispetto a prima è un altro discorso. Ecco, la notte non mi devo mai alzare. La procedura no, non è stata, a me non mi ha dato fastidio. Se è invasiva intendete che se devo entrare dentro, questo è un problema che solo i medici possono dire. Io, ecco, l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio è tenere il catetere per 4-5 giorni, cioè un disagio, che non avevo previsto questo. Ma il resto, per il resto no, per il resto non ho avuto nessun fastidio. I primi giorni, i primi 2 giorni nel vaso che usciva dal catetere c'era un sacchetto, c'era un po' di, leggermente un po' di sangue, ma poi basta, non ho avuto altro. Beh, il costo-beneficio è stato vantaggioso, sì, i benefici che ho avuto rispetto a prima sono notevoli. Lo consiglio, poi chiaramente saranno i dottori a valutare su quali individui ha fatto, però per me il risultato per me è stato decisamente positivo, insomma. Sono passato da una situazione di disagio notevole a una situazione nettamente migliorata, insomma, da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto in tutti i sensi.